prossimo intervento, il prossimo video, che sarà tenuto da un altro nostro caro amico, il segretario dell'Associazione Odo Italia, Marco Calcagni, che terrà un intervento legato ad uno dei tanti temi caldi legati insomma al nostro mondo, alla localizzazione italiana. Una delle cose insomma che torna utile ed è necessario avere, ossia il bilancio riclassificato in quarta direttiva. Al video. Benvenuti nel magico mondo di Odo. Oggi vi presento il bilancio riclassificato quarta direttiva. Cioè... Allora andiamo a spiegare un pochino cos'è il bilancio riclassificato, come lo andiamo ad ottenere, come adattiamo il modello al piano dei conti dell'azienda. Allora, bilancio riclassificato quarta c'è una riclassificazione, che è uno schema ben preciso che è stato introdotto appunto nell'Unione Europea e va indietro nel tempo. Ha una forma di aggregazione di conti fatta in maniera diversa rispetto a quello che può essere un bilancio di verifica. Per ottenere il bilancio in quarta direttiva, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo installare il MissBuilder. MissBuilder è un generatore di report molto potente e una volta installato questo va installato il bilancio civilistico del MissBuilder che fa parte della localizzazione italiana. Questo modulo siccome introduce uno schema, un modello, non introduce funzionalità, quelle che sono quelle del MissBuilder, va bene anche per la versione 12, così come per la versione 10, e ritengo, non l'ho ancora testato, va bene anche per la 13, la 14 arriverà. Questo, appunto, questo modulo all'interno del MIS, nei template del MIS Report aggiunge due template, appunto il conto economico e stato patrimoniale. Qualora uno volesse averne insieme uniti, potrebbe semplicemente esportarli e importarli con un nuovo nome e quindi li va ad unire tra di loro. Adesso andiamo a usare il MIS Builder, come faccio? Vado nella rendicontazione, avrò una voce MIS Reporting, all'interno del MIS Reporting vado a prendermi il MIS Report. Nel MIS Report vado a creare un report e quindi gli do un nome, scelgo il modello che voglio utilizzare, dopodiché definisco un intervallo di date ed è fatto perché il sistema mi darà subito una possibilità di avere un'anteprima o una stampa. O anche un'esportazione in Excel. In questo caso io avrò, come qua nell'esempio, vado a vedere i due conti, ricavi da consulenza e ricavi da canone, che vengono sommati insieme in ricavi delle vendite e delle prestazioni. Se io clicco su questi conti, quindi sul valore del conto, andrò a vedere come quel conto si è composto, quindi andrò a vedere tutte le scritture contabili che ne fanno parte. Posso abilitare anche nella creazione del report il confronto. Il confronto che cosa significa? Che io gli faccio generare due colonne, una con l'anno in corso e una con l'anno precedente, ma può essere anche lo stesso con il mese in corso, il mese precedente, trimestre in corso e trimestre dell'anno precedente e quant'altro. Bisogna semplicemente andare a creare dei periodi, dargli delle date e il gioco è fatto. Come in questo caso qua. Posso aggiungere eventualmente anche una terza colonna se volessi vedere gli scostamenti. Sempre nelle opzioni del MIS Builder del report io posso abilitare nella struttura l'espansione del singolo conto. In questo caso io andrei a vedere quello che prima vedevo sfalsato, quindi valore totale, conto e conto, lo vedo in maniera raggruppata. E questo mi facilita la presentazione del mio report. Come dicevo prima, questo modulo
non fa altro che creare dei modelli, due modelli di report che però si basano sul piano dei conti che è precaricato, quello impostato di default, della fiscalità italiana, della localizzazione italiana. Ovviamente tutte le aziende andranno ad aggiungere o a modificare il proprio piano dei conti aggiungendo dei nuovi conti, impostando dei conti in maniera diversa. Quelli che mi vengono più certamente vengono modificati nelle aziende sono, per esempio, i conti relativi alla banca. Se io ho più banche, dovrò certamente creare un conto contabile nuovo. Allora, la cosa da fare, ovviamente va fatta ogni volta che si modifica il piano dei conti, è quella di avere un bilancio di verifica. Stampo il mio bilancio di verifica, perché nel bilancio di verifica avrò tutte le voci che sono all'interno del mio bilancio, quindi vedrò l'elenco di tutti i conti. Dopodiché mi vado a fare una stampa del misbuilder, quindi del mio riclassificato, e a quel punto vado a vedere quali conti ci sono e quali mancano. Adesso facciamo una piccola excursus su come andare a modificare questi valori. Allora, in primo luogo, noi abbiamo bisogno di una descrizione, quindi una descrizione che sta per il testo che viene scritto. Dopodiché, abbiamo bisogno di un tipo valore, un metodo di confronto percentuale. Un nome, attenzione al nome, il nome è la chiave per successive formule, quindi se voglio sapere il totale di più voci, gli devo dare un nome che sia significativo e poi andarlo a totalizzare. La cosa importante è qui dove viene inserita l'espressione, ogni formattazione del report nell'espressione, e lì io devo andare a scrivere la formula che va a pescare poi i dati all'interno del mio bilancio riclassificato. Quindi, ad esempio, ricavi delle vendite e delle prestazioni è di tipo valore numerico, ho un confronto, lo voglio avere in percentuale, anche se in questo modello non viene usato. Lo stile di formattazione, il nome della mia cella la chiamo A1 e l'accumulo è con la somma. A questo punto, che cosa va in ricavi e delle vendite e delle prestazioni? In questo caso vanno tutti i conti che iniziano con 3101. Quindi 3101 più percentuale, simbolo di percentuale, mi darà tutti i conti che sono stati raggruppati lì. BAP è si nomina il balance sul periodo. Siccome stiamo parlando di un ricavo, i ricavi secondo il dare avere va segnato in modalità negativa. Ok? Perché in questo modo avremo un valore positivo. Attenzione che qualora fossero sbagliati i segni, basta aggiungere, diciamo, davanti alla nostra formula il simbolo meno, lui me lo moltiplica, quindi mi rende un numero negativo in positivo. L'aggiunta di un conto singolo, quindi va fatto andando a indicare il conto per intero, quindi rispettando sempre il segno come abbiamo visto prima. Attenzione che alcuni conti, per esempio il conto banca, noi dovremmo avere che se il conto banca è positivo va tra le attività, mentre se è passivo va tra le passività. Per far questo io ho necessario di dover dire al mio report, dice guarda, fammi il balance del conto 18.20.01, se il saldo di 18.20.01 è maggiore di 0, altrimenti mi dai 0. Allo stesso tempo io dovrò dire all'interno dei miei debiti, guarda che se consegno il balance col simbolo negativo è maggiore di 0, allora mi metti il balance col segno negativo, altrimenti mi indichi 0. Nel momento in cui ho usato questa formula, lui mi andrà a totalizzare, far visualizzare il mio saldo banca, a secondo se sia positivo o negativo, tra l'attivo o il passivo. Attenzione, non posso usare in questo caso
la formula del percentuale, perché in tal caso andrei a raggruppare più conti contemporaneamente. Se avessi usato 18-20 percentuale e ho due banche, una chiude in attivo, una chiude in passivo, il totale delle due banche mi dà un attivo, io avrei una visualizzazione solo nell'attivo. Affrontiamo adesso il problema delle chiusure di esercizio. Odoo non ha bisogno di fare le scritture di esercizio, in quanto riesce a gestirsi internamente nei vari report, riesce a capire da solo quando un anno viene chiuso e se ne riapre con un altro. Però per la legge italiana noi dobbiamo avere le registrazioni di chiusura e di apertura, che devono essere stampate sui registri. Quindi chi ha la contabilità, esegue la contabilità a tutto tondo, deve necessariamente fare le scritture di chiusura. Queste scritture di chiusura in effetti azzerano tutti i conti, e quindi nel miss report dei bilanci noi avremo che tutti i conti sono a zero. Per evitare ciò abbiamo due strade. La prima è di fare queste registrazioni, per esempio, tutte al 31-12. Supponiamo che l'azienda ha l'esercizio 1 gennaio e 31 dicembre. Faccio le registrazioni di chiusura tutte al 31-12 e nei miei report scelgo la data fino al 30 di dicembre. In questo caso evito le scritture di chiusura, prenderò solo le scritture di apertura che verranno fatte al 1 di gennaio e i miei report saranno perfetti. In alternativa a questo è possibile usare un registro specifico per le chiusure, e quindi nel nostro modello del Miss Report dovrò andare a indicare il registro da saltare, quindi da non considerare. E questo si fa appunto andando a indicare Journal ID diverso da nome registro. Con il Miss Builder noi possiamo definire anche degli stili del report. Gli stili del report sono molto comodi perché possiamo dare dei valori alle intestazioni, alle righe di totale, alle righe di dettaglio e quant'altro. Vediamo adesso come si configurano. Quindi nel menu configurazione, Miss Report Style, troviamo già degli stili predefiniti, in cui il numero più basso l'ho usato per i titoli principali, poi il 2 per gli intermedi, eccetera, fino al dettaglio dei conti. Sullo stile abbiamo fondamentalmente due grosse opzioni. La prima è quello di ereditare dal livello precedente lo stile che è stato utilizzato. Il secondo invece è quello di definire all'interno del dato esattamente quello che si vuole. In questo caso, per esempio, diciamo che il colore del testo non lo deve ereditare, ma è il colore nero. Il colore dello sfondo invece è questo arancio. Come vedremo, come abbiamo visto nei titoli, noi abbiamo il titolo principale che ha lo sfondo arancio. Ci sono varie opzioni che possono essere usate e basta provarle tutte quante e vedere che quale piace e quale non piace. In ogni caso possiamo diciamo abbellire o personalizzare i vari stili in maniera molto efficiente. Il Miss Builder, come appunto dicevo, ha tantissime opzioni. Bisogna andare in rete, cercare e vedere le varie opzioni che possono essere utilizzate. Io mi sono limitato a descrivere tutte quelle che sono utili ai fini di un bilancio riclassificato. Non tutte le parti sono tradotte e quindi le stiamo migliorando man mano con il gruppo delle traduzioni. Invito chiunque a tradurre dei termini, a dare una mano e a partecipare al nostro progetto e quindi alla nostra community. Inoltre spero prossimamente di poter aggiungere anche altri tipi di riclassificazioni. Chiunque voglia partecipare a questo progetto e quindi arricchire le varie riclassificazioni di bilancio che possono esserci, io sono qua, vi aspetto suggerimenti, correzioni, miglioramenti. Adesso, per far vedere come funziona, vi faccio una piccola demo. Quindi nella mia istanza di Odoo vado in contabilità o fatturazione,
reportistica, miss report, e prendo un bilancio che ho già preparato. Vado in anteprima e lui mi farà vedere tutti i dati. Li scorro e sono tutti quanti descritti. Qua, se ci passo il mouse sopra, quindi si sottolinea, riesco a vedere sia la formula che è stata applicata, nonché vado a vedere i documenti che sono i dati che ci sono sotto questa formula, e li vedo già filtrati in maniera molto facile e semplice. Posso anche generare un report, quindi una stampa, un PDF. Che verrà esposto in questo modo qua. Andiamo adesso a vedere, a fare alcune piccole modifiche. Se vado in struttura e gli dico di disabilitare l'espansione del dettaglio del conto e vado in anteprima, le voci le andrò a vedere direttamente accorpate, quindi non vedo più il dettaglio con i miei conti, che è la forma con cui potrà essere presentato il bilancio. Qualora volessi creare un nuovo report, quindi crea bilancio . Vado a scegliere il mio modello, lo stato patrimoniale, abilito il confronto, aggiungo un'etichetta 2019, 01, 19, e ho commesso un piccolo errore perché al 31 c'ho le date scritture di chiusura, quindi devo scegliere fino al 30. Salvo, e ne posso avere l'anteprima. In questo caso abbiamo anche il colore arancio. Le funzionalità sono le stesse che abbiamo visto prima. Da notare qua il punto 3, dove c'è il dettaglio del conto. Se ritorno sul mio, vado in struttura, modifiche, disabilita l'espansione del conto, salva e vado in anteprima, avrò direttamente il totale e non più il dettaglio. Se ci clicco sopra, ovviamente andrò a vedere come è composto il dato. Posso anche esportarlo in questo modo e avrò un foglio Excel. Questo è tutto, ci sono tante altre particolarità che possono essere usate dal Miss Report e bisogna soltanto cercare la documentazione e provare le varie possibilità. Vediamo adesso la configurazione degli stili, quindi Miss Report Style, prendo questo stile. Dico ok, questo colore dello sfondo non mi piace, ne voglio uno blu e come colore del testo lo voglio bianco. Salvo. Adesso dove ho applicato questo stile avrò questa definizione. Posso andare a selezionare uno stile, del carattere, la grandezza, il tipo, quindi se è grassetto, sottolineato e quant'altro. Posso andare a vedere se indentare o meno i livelli dei report, e queste opzioni, come dicevo prima, vanno provate tutte quante. Vediamo che cosa succede nei nostri report, Miss Report. Vado sullo stato patrimoniale, vado in anteprima ed ecco qua il mio stile che è cambiato. È cambiato su questi due perché qui ho definito questo lo stile blu.
non mi piace, vado in configurazione. Vado nel mio stile, lo modifico e a questo punto applico, scelgo un altro colore. Salvo. Anteprima. E voilà, il gioco è fatto. Bisogna provarli un po' tutti. Adesso una cosa che mi piace, mi hanno chiesto in vari clienti, come faccio ad avere per esempio un bilancio in inglese. Scelgo la lingua del mio utente. Europa, Roma. Ed ecco qua, il mio bilancio, quarta direttiva, è tradotto tutto quanto in inglese. Questo perché i moduli sono stati, hanno tutti quanti le traduzioni all'interno. Qualcuno si chiederà da dove ho preso le traduzioni. Le traduzioni le ho prese da questo sito, vi invito ad andarlo a controllare. In questo sito che ho trovato fatto abbastanza bene, ci ho preso tutte quante le traduzioni così come vengono. Questo è stato fatto sia per il conto economico che per lo stato patrimoniale. Adesso riportiamo un attimo in lingua italiana. Andiamo a vedere adesso un pochino la struttura. Allora, prendiamo in esame lo stato patrimoniale attivo. E quindi questo per me è già il primo titolo, è la prima cosa che vado a vedere. Al secondo posto io ho la sezione A, il punto A. Quindi se vado a vedere il mio stato patrimoniale partendo dall'inglese, è asset.a, poi avrò asset.b con punto I, 1, 2, 3, 4 e il totale. La stessa cosa è stata riportata qua, quindi qua io avrò il punto as A, A, B, A, B, I, di cui poi abbiamo A, B, 1, B, I, 2, B, I, 3, eccetera, fino ad arrivare al punto A, B, I, T, dove il T sta per totale. Se io vado a vedere questa voce qua, è abbastanza intuitiva, io ho la somma di tutte le voci precedenti. Questo schema è stato utilizzato per sia il conto economico che lo stato patrimoniale. A un certo punto arriviamo alle liabilities e quindi LA, la stessa cosa che vado a vedere qua all'interno del mio riclassificato in inglese, e quindi liabilities.A 1, 2, 3 e così via fino ad arrivare alla fine. Eccomi qua, adesso iniziamo la sessione di domande e risposte. Silenzio. E sono a vostra disposizione per i prossimi minuti. E vi dico con sincerità, non sapete quanto è difficile fare questo, quanto è stato difficile fare questo video. Grazie per avermi ascoltato. Buongiorno Marco. Ciao Andrea. Ah. Bene. Ci abbiamo messo mezz'ora per provare questa scenetta. Esatto. Allora, Marco, sei segretario dell'Associazione Audio Italia, consulente ICT di vecchia data, quindi hai un bel background alle spalle che stai riversando nel mondo audio. Insomma, che a quanto pare anche te ha colpito non appena l'hai conosciuto questo mondo.
Sì, io vengo da un mondo completamente diverso, dai mainframe di IBM, con tecnologie completamente diverse, però quando ho visto Dune sono rimasto folgorato. E per me è stata una scoperta, proprio scoprire un mondo nuovo completamente, ci sta dando enormi risultati, sia in termini economici, sia in termini di lavoro, sia in termini di presenza sul mercato, ed è veramente un ottimo prodotto. Io ci tenevo a fare questo video perché vari clienti mi hanno chiesto appunto il bilancio, uno fa il bilancio, eccetera. Io ho detto: guardate, fa molto di più, c'è un generatore di report e ve l'ho imposto io sui conti che sono standard. È venuto alla fine un buon lavoro, abbastanza lungo, e niente, l'ho presentato. Ci tenevo molto a metterlo all'interno del repository della community italiana, è disponibile a tutti, e certamente c'è qualche errore dentro, qualche errore in interpretazione dei conti. Io non sono un commercialista e quindi diciamo è qualcosa che verrà corretto di volta in volta. Bene. Mi fa piacere. Infatti io già, per esempio, da quando ho fatto il video ad oggi, c'ho una piccola correzione che mi ha suggerito il nostro buon Sergio Corato. Dice: guarda, per le chiusure, oltre ad indicare una data specifica o un registro specifico, si può usare anche il closing type e quindi escluderlo dai conti, che è una cosa ancora più semplice. Quindi siamo pronti, siamo carichi e andiamo avanti. Beh, diciamo che questo è uno dei tanti spunti che nascono nel momento in cui i community ci si confrontano. Alla fine, voglio dire, con la collaborazione di tutti, il prodotto che viene fuori cresce ed è sempre più utilizzabile in più casi. Certo, certo, è così. Il nostro spirito in buona sostanza. E comunque una nota, anche tu hai davanti a te una bella carriera di youtuber, visto considerato che ce l'hai fatta a fare il video ed è venuto anche bene, dai. Sì, mi fa piacere. Matteo è stato bravissimo. Vabbè, Matteo è un artista, per cui... Allora, veniamo alle domande. È complicato creare un modulo che imposta automaticamente il template? Immagino si possa evitare di configurare tutto a mano su ogni singolo database. Sì, è abbastanza semplice. Adesso il modulo, nel momento in cui tu lo installi, è già configurato per i conti del piano di conti standard di Odoo della localizzazione italiana. Supponiamo però di avere un cliente, un'azienda che ha più database, quindi può fare uno schema su di un unico database, a quel punto poi lo può esportare, supponendo che abbia piani di conti uguali, può esportare il template e importarlo nell'altro database, e quindi eredita tutte le cose che sono state scritte, quindi lo faccio una volta e rimane là. Fare degli altre riclassifiche è abbastanza semplice, quindi basta prendere ad esempio il modulo che è stato fatto, perché è soltanto una scrittura di XML, e poi il modulo viene facile, quindi non c'è bisogno di conoscenze di Python, non c'è bisogno di conoscenze della struttura di Odoo, bisogna avere dimestichezza con quelli che sono il piano dei conti, scritture contabili e riclassificazioni varie. Chiaro, chiaro. Tra l'altro, il Mix Builder è uno strumento, insomma, che torna utile anche in altre tipologie di necessità. È una delle cose che mi sono promesso di studiare prima o poi, perché mi sembra ben fatto e abbastanza completo. Tu hai avuto grosse difficoltà con l'approccio con questo strumento? Sì, diciamo, l'inizio, capire i meccanismi che sono sotto non è immediato, però nel momento che li hai capiti poi è veramente uno strumento potentissimo, perché puoi fare reportistica a 360 gradi in maniera molto semplice. Ottimo. Cioè, una volta che tu hai elaborato lo schema, poi lato utente è veramente banale andarsi a prendere i dati. Vorrei dire che richiederò supporto allora. Sono qua.
Domanda: avete provato a usare il modulo Miss Builder per creare KPI che operano solo su alcuni dei conti di bilancio per dare una visione specifica al management aziendale? La domanda che ci fa Vincenzo, diciamo, se vogliamo dare una sorta di reportistica ridotta da indicatori specifici, suppongo che si possa valere tranquillamente. No? Sì, sì. Io, allora, quello che è il template è un modello. Quindi se io apro un modello e cancello tutto quello che non mi serve, ottengo esattamente il risultato, cioè di prendere soltanto alcuni conti. È qualcosa che mi viene facile. La cosa un po' più complicata è dire, ok, per esempio il conto banca, ho aggiunto un conto banca nuovo, io prendo il modello che già c'è, me lo copio, gli cambio due numeri e riesco ad utilizzarlo facilmente. Ottimo, ottimo. Va bene, Antonio ci scrive, potremmo integrare la tua soluzione con la nostra. Beh, ovviamente vediamo poi oggi pomeriggio il video di Antonio per comprendere pure quale possibilità c'è dietro questo. Ovviamente, insomma, le collaborazioni sono sempre ben accette. Bene, allora io ti ringrazio per il video, ma ti ringrazio anche per diciamo, la tua operatività quotidiana per il rendimento dell'associazione. Ricordiamo a tutti che ogni singolo verbale viene redatto dal nostro bravo, preciso e puntuale segretario. E che, grazie. Ma come diceva anche ieri Marcello, insomma, se una squadra non è tale, se non abbiamo diciamo, tutti i membri che lavorano con lo stesso spirito, con la stessa carica quotidianamente. Marco Calcagni è fondamentale in questa gestione dell'associazione. E per cui insomma io ti do i miei ringraziamenti personali e continuo ad essere sempre carico a molla, mi raccomando. Certo, ma ricorda che il presidente sei tu e tu sei il numero uno, quindi senza di te non si fa nulla. Siamo tutti il numero uno, dai, ci salutiamo per il momento. Ciao Marco. Ciao a tutti. Bene, dopo Marco